Il Teatro dei Fluttuanti di Argenta per la prossima stagione 2008-2009 propone degli spettacoli di grandissimo impatto nazionale. In effetti, il nostro teatro è rientrato ormai nella panoramica nazionale fra i teatri che propongono spettacoli di grandissimo interesse verso il pubblico. Per cambiare la nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diretta via era smarrita. Noi quest'anno proponiamo, come tradizione già da alcuni anni, insomma, una ventina di spettacoli, sei spettacoli di prosa, sei spettacoli comici, un musical, Sister Act, di grande importanza. E due operette per il pubblico che comunque ama questo genere, e spettacoli musicali e due balletti. Inizieremo con Branciaroli che presenterà Vita di Galileo, quindi un grandissimo testo di Bertolt Brecht, e questo è il 4 novembre, e termineremo in aprile con due comici che provengono dalla televisione, che sono Luca e Paolo. All'interno di questa stagione c'è un'alternanza di iniziative, naturalmente, che interessano un pubblico molto vasto. Il nostro pubblico proviene sia da Argenta, ma anche e soprattutto dall'esterno. Noi abbiamo già superato e varcato i limiti, naturalmente anche regionali. Uno degli appuntamenti più attesi sarà sicuramente Elio con Frankenstein, che si presenta senza storie tese, ma che insomma, avrà un'orchestra di 17 elementi. I Nomadi, che hanno fatto ultimamente, nell'ultimo anno, la scelta di proporsi anche come spettacolo in teatri e non sempre nelle piazze, come di solito sono soliti fare da 45 anni. Uno spettacolo di prosa che avrà sicuramente un grande impatto anche sugli studenti sarà Gomorra, di Roberto Saviano, che dopo il libro scritto e il film è stato portato anche in teatro. Il Teatro dei Fluttuanti, oltre alla stagione ufficiale, al cartellone che propone, ha anche altre iniziative altrettanto importanti a nostro avviso. Propone dei laboratori per giovani, per adulti, e con gli spettacoli consecutivi al termine del laboratorio medesimo, e spettacoli di importanza minore, ma solamente per la conoscenza che si ha dei gruppi medesimi. Diciamo che nella stagione passata abbiamo avuto 25.000 presenze fra gli spettacoli di cartellone e i giovani che si sono invece proposti con compagnie meno conosciute ma altrettanto importanti. Quindi il nostro teatro si pone in una realtà locale, certamente con spettacoli di eccellenza, ma anche con spettacoli di coinvolgimento di giovani, tutti coloro che per qualche motivo desiderano avvicinarsi a questa realtà straordinaria che è quella del teatro.